Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. La prima lettura che abbiamo ascoltato, potete essere carissimi, ci ricorda, San Paolo scrive ai pagani, romani, che un tempo erano schiavi del peccato, peccati brutti, impurità e iniquità, che definisce, e che davano frutti di cui si vergognavano, e il loro destino è la morte, aggiunge. Una volta convertiti, infatti servi di Dio, raccolgono i frutti delle opere buone che portano alla santificazione e poi alla vita eterna, ricordando appunto che il salario del peccato è la morte, ma ciò che Dio ci dona è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Ora, questa vita di liberazione dal peccato e quindi di rinuncia a tante cose che sono allettevoli per i sensi, lo erano per i pagani da allora, così come per i neopagani di oggi, hanno una motivazione. Voi sapete che molte volte anche il Papa recentemente spesso usa un'espressione che va rettamente compresa, cioè il cristianesimo non è un codice di leggi, è una serie di cose che io devo osservare. È chiaro che le leggi da osservare ci sono, però non sono delle leggi fredde, quindi un codice che mi si cala addosso, che io dico mamma mia come faccio a osservare tutte queste cose, ma perché osserviamo anche le leggi? Per l'amore che abbiamo verso Gesù, perché il cristianesimo è innanzitutto un rapporto personale di amore, sentiamo il Vangelo di oggi, ardente così. Gesù dice sono venuto a portare il fuoco sulla terra, e come vorrei che fosse già acceso, noi lo vediamo nel sacro cuore, e sappiamo anche da Gesù stesso la tipologia, il fuoco acceso nel cuore di Gesù è l'amore. Noi lo diciamo anche, no? Quando una persona è, come dire, ha un buon rapporto con Gesù, la definiamo un'anima fervente. Fervore, in latino, vuol dire appunto acceso, caliente, si direbbe in Spagna. Quindi il rapporto con Gesù è un rapporto personale e di amore. Dicevo in questi giorni anche un po', durante qualche meditazione che ho anche registrato, no? Ma noi ce l'abbiamo un rapporto d'amore con Gesù, ma un rapporto d'amore è un rapporto intimo. E dicevo scherzando, sapete che purtroppo tanti anni fa ce l'avevo la fidanzata, quindi un pochino diciamo così di esperienza di amore interpersonale ce l'ho. Allora quando uno è innamorato, come dire, ha dei segreti d'amore, delle espressioni tipiche che usa con la persona che ama, con altri no. Allora noi ce l'abbiamo con Gesù, ci abbiamo noi dei segreti, delle cose che sa soltanto lui, delle espressioni, delle delicatezze che facciamo soltanto a lui, oppure no? Se questo ancora non c'è, vuol dire che magari il nostro rapporto con Gesù potrà anche essere, come dire, profondo, rispettoso, ma ancora non sta su quelle motivazioni che vogliamo. Cioè Gesù è anzitutto un cuore amante. Gesù è morto in croce non principalmente per soffrire. Certo, doveva soffrire tutte quante le cose che ha sofferto per prendersi tutto il male e distruggerlo. Ma San Tommaso d'Aquino, quando contempla il crocifisso, cioè, attenzione, quando guardiamo il crocifisso, sì, magari piangessimo un po' sui dolori di Gesù, ma più ancora che i dolori, guarda l'amore immenso che gli ha sofferti e offerti e che raggiunge anche te. Capite? Perché se noi siamo raggiunti da questo amore, se tu metti la mano vicino al fuoco, te scappa. Quindi noi ameremo Gesù tanto quanto siamo entrati in una dimensione di accoglienza della sua offerta sponsale. Sono venuto a portare il fuoco alla terra, c'è bisogno di qualcuno che si lascia a Napoli, dicono a picciare, quindi, perché se non ti fai appicciare, Gesù non ti appiccia e rimani freddo, distante, no? Ancora Gesù dice c'è un battesimo che devo ricevere, non è che Gesù è stato battezzato come noi, e come sono angosciato perché non sia compiuto. Sapete qual era il battesimo che doveva ricevere Gesù? Era la passione alla morte in croce. Voi lo immaginate, si vede in alcuni scritti, no? Per esempio nelle ore della passione di Luisa Piccarreta, che abbiamo meditato lo scorso un altro giovedì santo, Gesù non vedeva l'ora di morire in croce. Non vedeva l'ora di morire in croce per salvarci, per dimostrarci tutto il suo amore infinito. Quando Gesù abbraccia la croce in questo scritto, si vede che quasi quasi, già era mezzo morto, distrutto dalle sofferenze, momenti sviene dalla gioia. Doveva andarci a soffrire le vene atroci, noi dice, ecco la croce, quanto t'ho cercato, t'ho aspettato per tutta la vita, finalmente ti posso abbracciare. Finalmente ti posso abbracciare. Stava già mezzo morto, ero già
rivelazione, l'incoronazione di Spirito. Eppure è così. Quindi tutte queste cose ci fanno entrare un pochino, ecco, nell'ottica dell'amore di Gesù. E anche quando dici io non sono venuto a portare la pace sulla terra, ma come non è venuto? Tra poco Leonardo, prima della comunione, cosa dice? Signore Gesù Cristo, credete agli apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, giusto? Però nel giorno di oggi che ha detto, pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra, no, ma la divisione, insomma Gesù ci porti la pace o ci porti la guerra? Ah, Gesù porta la pace perché ci porta la capacità di amare e di perdonare tutti, no? Però porta la divisione accidentalmente, nel senso che voi sapete che purtroppo alcune volte che succede, questo succede anche oggi, sta ricominciando a succedere, specialmente in alcune famiglie, ho conosciuto tante persone, dove magari la maggioranza sono atee, lontane da Dio, e se uno si avvicina a Gesù succedono delle conseguenze, cominciano a esserci dei litigi, qualcuno comincia a prendere l'altro per matto, cose di questo genere, no? Allora, che succede? Che se Gesù ti chiama, tu lo vuoi seguire, vuoi diventare suo discepolo, e qualcuno dei tuoi familiari ti fa la guerra, ti oppone a questa cosa, che si fa? Si continua a seguire Gesù, certo, io continuo a volerti bene, ma se tu non vuoi più vedere manco scritto al muro, io non posso lasciare Gesù perché tu lo proibisci. Capito? Quindi non è che io voglio fare la guerra, ma è un fenomeno, come dire, accidentale, non voluto da Gesù, ma che può succedere quando la scelta di Gesù, che è indispensabile per la nostra salvezza, non è condivisa dalle persone anche americane, come per esempio del figlio contro il padre, della figlia contro la madre, eccetera, eccetera, no? Ma anche tutto questo si comprende soltanto nell'ottica dell'amore immenso di Gesù, che chiede una risposta di amore pieno e nell'orizzonte sponsale anche da parte nostra. Bene, chiediamo a Maria Santissima che ci dia la grazia di raggiungere sempre di più questa dimensione che culmina nel contatto con l'Eucaristia. Cioè, quando facciamo la comunione, quando stiamo a messa, quando facciamo la colazione eucaristica, sono dei momenti fondamentali, cioè momenti in cui, se ben vissuto, l'amore con Gesù si comunica a noi e cresce. Tanto vale il nostro amore a Gesù, il nostro rapporto con Gesù, quanto il nostro rapporto con l'Eucaristia. Chiediamo alla Madonna che ci aiuti a crescere in esso sempre di più, per poter accogliere tutto l'amore che Gesù ci offre e ricambiarlo con l'amore del nostro cuore, certamente povero e piccolo, ma a Gesù non interessa che sia povero e piccolo, interessa che tutto il nostro amore sia per Lui come il suo è per noi. Siano lodati Gesù e Maria.